Il Vollarezzo vince e convince, riuscendo a dar vita a un match a senso unico ben giocato per intensità, intesa, impegno e con i fiorentini che soffrono la pressione e le battute sotto rete dei vari di Scala, Rossi, Borgogni e Carboni. E solo all'inizio del terzo set sono riusciti a dar vita a una certa reazione che comunque dura poco e Vollarezzo che chiude in crescente si aggiudica set e match. Abbiamo giocato bene e sicuramente tutto quello che avevamo preparato l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Abbiamo battuto bene, abbiamo ricevuto bene, abbiamo giocato veramente con una squadra evoluta, come piace a me. Il lavoro stasera l'abbiamo visto. Parte bene il sestetto del coach Caleri, che cerca sin da subito di aver ragione degli avversari che comunque ribattono punto su punto fino a raggiungere il 15 pari. Sale in cattedra a questo punto Jacopo Carbone e mette a segno il punto che segna il nuovo vantaggio del Vollarezzo e quindi sale anche il ritmo della gara e la ritieni sempre pronti a mettere in difficoltà gli avversari fino a chiudere in crescente il primo set e conquistare il primo punto della partita. Senza storia poi il secondo set con Federico Rossi e compagni che mettono in pratica un gioco autoritario sul parquet del Palamecinati, avversari in chiara difficoltà. Finalmente si vede un Vollarezzo che soprattutto non concede punti agli avversari. In fase di battuta buona la ricezione, sotto rete gigantescono i vari Borgogni, Rossi, Carbone della Scala, anche se tutto il gruppo che ruota sul parquet è in serata di grazia e finalmente riescono a mettere a frutto il lavoro svolto e la loro qualità tecnica. Stasera la differenza l'ha fatta anche di Scala, 17 anni, è stato veramente bravo. Ma... Sales Volley Firenze che reagisce solo ad inizio del terzo set, che nelle battute iniziali li vede in vantaggio per 4-1, ma resta una parentesi con Carbone e compagni pronti a reagire e cominciare a recuperare punto su punto. E per quanto riguarda gli ospiti in questa fase, sono importanti le giocate di Giardi e di Fuentes e probabilmente illudono il coach Cusanaz nel tentativo di poter rientrare in partita in zona punta. Il Vollarezzo è intenzionato a cogliere l'intera posta in palio e ritornare a lottare come ha saputo fare nel momento migliore del match e chiudere in crescendo per mettere a segno il definitivo 3-0 che rilancia le quotazioni della squadra in classifica in attesa del derby cittadino del prossimo 20 gennaio sempre al Palamecinati. Altro scontro diretto che a noi ci interessa salvarci e poi abbiamo l'Under 20, praticamente la finale di andata contro i Lupi in casa mercoledì, per cui subito dopo il derby.